Ciao a tutte ragazze, oggi sono tornata con questo video che non c'entra una mazza con i video che avrei intenzione di fare generalmente, che vorrò fare in futuro e che ho fatto, quindi non c'entra niente con trucco, cose di bellezza, eccetera. Faccio questo video perché questa mattina stavo guardando i video dei canali che seguo io generalmente e ho visto questo video di Anissa del canale Anissa Makeup. Comunque vi lascerò il link al suo video qua sotto perché secondo me è molto carino e potrete visitare il suo canale, anche se credo che molti di voi già la conosceranno. Comunque questo video tratta di tutte le celebrità che quando eravamo piccole amavamo alla follia. Insomma, lei si è descritta come una pazza, una bambina pazza, stranissima, perché insomma si innamorava facilmente dei personaggi famosi o persino anche di personaggi ritratti nei cartoni animati. E io volevo dirle che non era assolutamente strana, o almeno non strana per me, perché io forse ero anche peggio. Quindi veramente, cioè, ti capisco se mai vedrai questo video, perché veramente anche la mia camera è sempre stata tappezzata di poster, posterini, foto, immagini di tutti i personaggi famosi. Vorrei farvi anch'io sapere quali sono state le mie celebrità delle quali mi sono follemente innamorata nel corso della mia vita. Allora, celebrity crush che avevo da giovane. Allora, iniziamo innanzitutto col parlare di Rossana, il cartone animato di cui già ha parlato anche Anissa. È un cartone animato che appunto tutti quelli del 90 avranno, penso, visto, perché Rossana era la ragazzina di scuola che insomma aveva tutti gli affari di cuore con i ragazzini della scuola, eccetera, eccetera. E chi non sa chi è Eric di Rossana, quel biondino, eccetera, io mi ero follemente innamorata di lui, tanto che io mi immedesimavo anche in Rossana. Io mi ricordo ancora anche la sigla. Rossana, pensaci un po' tu, na 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 na. Vabbè, lasciamo perdere questi momenti di pura follia. Comunque, Eric, secondo me, era uno strafigo. Era un cartone animato, va bene, ok, io farei i complimenti a chi l'aveva fatto al tempo, che poi tra l'altro io non ho mai amato i biondi, eh. Quindi questa rivelazione, ta-da-da, se qualcuno magari vedrà i ragazzi, i biondi, oddio, non so cosa fare, ma che me frega, sto gesso, effettivamente scusate, ma oggi non sono proprio delle migliori facce, ma sono in tenuta, assolutamente in tenuta da casa, perché sono a casa e quindi chi me lo fa fare essere tutta sistemata, carina, non devo uscire. E quindi mi sono messa tutosa e nonostante questo ho detto, vabbè, facciamo vedere la mia vera faccia a tutto il mondo. Comunque, detto questo, nonostante non avessi mai avuto e non abbia mai avuto un grande amore per i biondi, questo biondino ci piaceva. Il secondo cartone animato era Sailor Moon, perché Sailor Moon era il mio idolo pazzesco, cioè Sailor Moon era la paladina della giustizia, cioè io credevo quando ero piccola che io un giorno sarei diventata come lei, cioè trasformazione così, la paladina della giustizia, praticamente scettro, adesso non mi ricordo. Comunque avevo di tutto, avevo lo scettro, avevo il cerchiettino, avevo la Barbie a forma di Sailor Moon, di tutto, di tutto. E ovviamente da buona Sailor Moon, io adesso non mi ricordo come si chiamava, forse era Milord, ed ero innamorata di lui, quello che arrivava sempre nei momenti clou e fatidici, praticamente alla fine del cartone animato, con questo cappello, questa maschera, non me lo ricordo neanche più. Comunque mi ricordo la rosa in bocca, boh, per terra. Comunque mi ricordo questo particolare della rosa. Terzo cartone animato, i Pokémon. I Pokémon, ma voi vi siete scordati per caso il protagonista dei Pokémon? Ash. Ash e il suo Pikachu, cioè per me era l'apoteosi. Ash, un bel morettone infatti. Ash secondo me era proprio il prototipo del ragazzino, un po' spavaldino, ta-ta-ta. Io ero una bambina, ma evidentemente avevo già questo sentore per i morettoni. E non lo so, mi sembrava sempre il fighetto che ce la faceva con i Pokémon. Vabbè, insomma, mi piaceva anche Ash. Diciamo che fino a questo punto non è che ero impazzita. Il problema
Ebbene sì, è iniziato quando io ho iniziato a diventare un pochettino più grande, a vedere telefilm, film. È stato un disastro. Allora, il primo telefilm del quale io mi sono follemente innamorata e che non potevo fare a meno di vedere tutte le puntate era Streghe. Io non so chi di voi vedeva questo telefilm, ma era Streghe, dove c'erano le streghe, le sorelle Halliwell. Benissimo, io ero follemente innamorata di Leo Wyatt. L'attore, io me lo sono segnato qua, è Brian Krause. Secondo me era fantastico, veramente, cioè... bellissimo, tanto che se sto video un giorno lo vedrà una mia cara amica delle medie, che si chiama Federica, secondo me si metterà a ridere, perché al tempo io mi ricordo che io e lei ce lo contendavamo, cioè voglio dire, quello era uno che mai avremmo potuto vedere, mai conoscere, perché comunque una star hollywoodiana, e io e lei ce lo contendavamo, tanto che quando eravamo piccole, se lo ricorderà sicuramente, sognavamo di essere come le sorelle Halliwell, soprattutto una delle tre streghe, Piper, che era quello che aveva il potere di bloccare il tempo, e quindi noi come delle sceme andavamo in giro tutti i giorni quando eravamo a scuola, negli intervalli eccetera, a fare sti gesti facendo finta di poter bloccare il tempo, ma lo scopo ultimo, cioè di riuscire a bloccare il tempo, bla bla bla, era proprio perché questa Piper era la fidanzata dell'angelo buono di questo Leo, e quindi io e lei ce lo contendevamo, no è mio, no è tuo, no è, no è, io sono Piper, no, però io ci assomiglio di più, insomma, un disastro. Comunque di Leo io penso di avere da qualche parte mille poster di questo ragazzo. E poi perché no, MacGyver, cioè io adesso ho controllato questa mattina, mi sono spaventata. L'attore è Richard Dean Anderson, comunque ha 61 anni, quindi io mi sono veramente chiesta come faceva a piacermi MacGyver quando io ero una bambina, perché io vedevo MacGyver al mattino insieme a mia mamma, la facevano molto presto se non sbaglio, comunque verso le 8, 8 e mezza, 9, comunque era un telefilm del mattino, e questo... non lo so, aveva un fascino particolare, ma secondo me la spiegazione è questa, aveva un po' mi ricordava secondo me un po' il papà, era, non so, il papà che forse tutti desidererebbero, sempre pronto per, non dico che mio papà non lo sia perché mio papà è un supereroe, era un po' un tuttofare, quindi riusciva a risolvere i problemi che si manifestavano. E il problema è arrivato quando io ho iniziato a vedere Lizzie McGuire. Lizzie McGuire e le gemelle Olsen sono state le mie due, prototipi di ragazze nelle quali io volevo assolutamente immedesimarmi per quanto riguardava i capelli, il trucco, i vestiti. Sono sempre stati i miei due idoli. Anzi, tre, perché le gemelle Olsen sono due. Questo mi ha originato un problema, che io qualsiasi film vedevo, mi innamoravo del ragazzetto che si facevano queste qua, praticamente, Chad Michael Murray, Oliver, adesso non mi ricordo il cognome, comunque il ragazzo che poi diventa il fidanzato di Lizzie McGuire, cioè della... adesso non si chiamava Lizzie, comunque nel film Nata per vincere, e anche quelle di Una giornata pazza a New York, non so chi è che l'ha visto, quella con le gemelle Olsen, i due ragazzi che poi si fidanzano con le due gemelle, insomma vabbè, secondo me quelli lì sono sempre stati i migliori, cioè Michael Murray è veramente un gran bel pezzo di ragazzo, per non parlare dell'altro che è Oliver, questo qui che ha fatto anche un altro film comunque Nata per vincere, era un po' un pazzerello con questi capelli tutti a punta, arrotolati, insomma un bel morettone anche lui. Adesso arriva il bello, Celebrity Crush over 40, la prima persona che mi è venuta in mente, ho controllato ma non ha ancora 40 anni, deve avere tipo 37 quest'anno, così, è Colin Farrell, cioè ve lo devo nominare perché secondo me quell'attore lì è bellissimo, ha quel fascino un po' di uomo, un po' trasandato, un po' moro ovviamente, barbetta incolta, madonna, andate a vedervi Colin Farrell perché... sempre, io l'ho sempre voluto conoscere, adesso lo conosco, basta, è mio, ma mio cosa? Però ha fatto un sacco di film, secondo me è un grande attore. Tra l'altro ho fatto un film anche recentemente, The Fall, La Caduta, comunque un film che è stato rifatto, che era già dei tempi, bellissimo, ve lo consiglio perché... com'è che si chiama? The Recall, bellissimo, quel film lì mi piace un sacco, se... insomma, trovate in giro il DVD così, andate a vederlo perché, cioè, compratelo perché è ottimo. E poi, insomma, è un bel vedere per l'attore protagonista.
Però a celebrità over 40, allora Brad Pitt sì, bello, ma non mi ha mai entusiasmato così tanto. Ecco, devo dire Raul Bova sì, tra l'altro che vergogna, italiano, ti immagini se un giorno dovesse vedere sto video? Non credo, però Raul Bova merita perché effettivamente capello scuro, occhio chiaro, non è niente male. E poi sono d'accordissimo con Anissa, la celebrity crush più giovane di me, io sono 91, quindi fate un po' ancora essere più giovane di me, è un 92. Indovinate, rullo di tamburi, Jacob di Twilight. Perfettissimo, perché ha un fisico della Madonna, un viso un po' da bimbo ancora, forse un po' troppo, però non si può negare che lei è un bel fiore. L'ultima cosa che volevo dirvi, che non rientra in questa categoria ma mi è venuto troppo in mente, non c'entra niente con le celebrità hollywoodiane, io ve lo giuro, e mi vergogno anche nel dirlo perché è italiano questo ragazzo, non so neanche se posso dire nome e cognome, non lo so, perché sì, ok, ma non è un attore, non è niente, comunque dirò solamente il nome. E me lo ricordo bene perché avrò avuto 16 anni, 17 anni, insomma era ancora nella fase in cui secondo me ero mezza pazza. Io mi ricordo questa scena perché mi ero follemente innamorata, ma io ve lo giuro, di questo me lo ricordo proprio come se fosse stato ieri, di un tronista di Uomini e Donne. Cioè adesso tutti mi prenderanno in giro e diranno Uomini e Donne, io ve lo giuro, si chiamava Jonathan, bellissimo, un bel morettone anche questo, con il piercing qua. Madonna mia, adesso io mi auguro che appunto questi video qua per ora hanno ancora un massimo di visualizzazioni di 200 persone, quindi se dovesse un giorno magari diventare 3000 persone così mi preoccuperei che potesse essere visto questo video, perché sai quando si parla di star hollywoodiane è un po' più improbabile che vedano il video, quando si parla di persone che comunque sono in Italia non si sa mai. Non si sa mai, comunque, questo ragazzo qua mi piaceva talmente tanto che io mi ricordo che quando vedevo le esterne me li riguardavo sul PC, ma voi sapete che io mi mettevo a piangere perché io mi medesimavo nella ragazza che magari stava baciando e mi immaginavo di essere io, tanto che mi ricordo di questa scena perché una volta avevo visto un'esterna bellissima in cui sottofondo c'era la canzone di Anna Oxa, quando nasce un amore non è mai troppo tardi, na 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 na, bellissima quella canzone, mi ha emozionato davvero, e probabilmente il fatto che mi piacesse così tanto quel ragazzo mi ha veramente fatto calare nella immedesimare nella situazione, che io mi ricordo di essermi buttata a terra dal pianto, cioè io piangevo con le lacrime agli occhi, ed era arrivata una mia amica, la mia amica storica, quindi della quale non mi vergognavo di nulla, si chiama Marta, che tra l'altro saluto, ma mi sa che non vedrà mai questo video perché lei non è una che sta molto sul PC a vedere queste cose. Comunque mi aveva trovato, perché era arrivata a casa mia, mi aveva trovato per terra e mi ha detto: Sara, tu non sei normale. E pensare che avevamo comunque 17 anni, lui mi fa: no Sara, tu non sei veramente normale, cioè ripigliati perché qui non è possibile. E io: no Marta, io te lo giuro, lo voglio conoscere, è mio, lo voglio, un corno lo voglio, perché a parte che non era neanche grandissimo, quindi io penso che adesso abbia, non so, 26 anni, no, 26 no, perché forse già al tempo ne aveva 25, cosa dico? Forse andrà verso la trentina, però insomma, ne ho 21, non è che fosse proprio così grande rispetto a me, tanto che io al tempo forse volevo anche andare a corteggiarlo, però non ero manco maggiorenne, che cos'è che volevo andare a corteggiare. E niente, poi vabbè, tanti auguri a lui, perché poi si è fidanzato con una ragazza sarda, tra l'altro penso che siano ancora insieme, quindi Laura forse si chiamava. Comunque tanti auguri a voi, perché sono felice anch'io adesso con il ragazzo con cui sto e mi sono passate queste smanie, quindi veramente tante celebrità per le quali io avrei fatto davvero di tutto, cioè avrei fatto carte false per conoscerle, incontrarle, baciarle. Comunque Anissa, stai tranquilla perché non sei stata davvero l'unica, almeno ci sono stata anch'io, e che ti ho fatto compagnia più o meno negli stessi anni con questi amori folli. Io spero di avervi fatto un po' ridere, e scrivetemi anche qua sotto quali sono stati i vostri amori di quando eravate piccoli, i vostri cartoni animati, film, telefilm, eccetera eccetera. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!